Allora, ciao a tutte. Questo è un video richiesta, me l'ha richiesto Monique Nable, o Monique Nable, no, non so come si pronunci. In genere non faccio questi video dove faccio vedere quello che ho, tipo le mie borse preferite, le mie scarpe preferite, eccetera, eccetera, però questa volta faccio un'eccezione. Perché Monica è una ragazza simpatica che mi segue sempre, io seguo lei, ha un canale di outfit molto carino e quindi la contentiamo. Non sono le mie borse preferite, ma sono le borse che ho a portata di mano, perché poi ne ho anche in garage, ma sono dentro dei bauli e quindi faccio a periodi ne uso di più, a periodi ne uso altre. E dunque, prima di cominciare il video vorrei ringraziare e salutare tutte le iscritte, va bene che ci sono le nuove, quelle che mi seguono sempre, però in particolare una ragazza che mi ha lasciato un commento molto carino. Io sono contenta che lei segua il mio canale, guardi i miei video quando si sente giù e che riesca, insomma, a farla distrarre dai problemi. Si chiama Love is a Murder 5 o 5 e quindi ti ringrazio. E poi anche Volpacchiotto 83 che ogni tanto mi chiede dei video, io cercherò di accontentarla. Quindi il prossimo tutorial, se ce la farò, sarà una lumachina stile Tilda, se vi piacciono. E adesso cominciamo. Dunque, questa è la borsa che ho usato di più questa estate, l'ho comprata l'anno scorso all'OVS. Le mie sono borse molto comuni, molto economiche, cioè non ho borse firmate, niente. È bianca, queste due tasche esterne, dentro è molto capiente, ha la chiusura su, è a spalla, è abbastanza grandetta, vedete la mia mano occupa una tasca, è morbidissima. Questa borsa, quando l'ho vista all'OVS, me ne sono innamorata, l'ho comprata subito, pagata penso 30 euro, insomma. Molto molto carina, mi piace, la uso spesso. Poi borse estive, continuiamo con quelle estive. Questa è una borsa che, siccome avevo un paio di sandaletti verdi, proprio lo stesso verde, quindi quando l'ho vista l'ho presa subito, l'ho pagata pochissimo, adesso non ricordo quanto perché ce l'ho tanti anni, però la uso sempre con un pantalone in lino verde e una casacchina stile anni 70, diciamo stile hippie, e mi piace, l'ho fatta così, aprite qui, ha questa tascona grande, dove potete mettere le cose, magari come chiavi, portafogli, e poi dentro anche è ancora sigillato perché non l'ho mai usato questo, mi piace portarla a mano. E mi piace molto anche questa, infatti me la guardano e dicono: ah, che carina quella borsa, però insomma non è da tutti portare borse di questo colore, però vabbè, io in genere sono un po', diciamo che ho dei gusti forse diversi dagli altri. Poi sempre estive, va bene, ho questa che ve l'ho fatta vedere già in un altro video. Questa è una borsa che ho più di 20 anni, l'ho trovata quando sono scesa giù a mettere a posto ed era dentro un baule, infatti ha qualche piega. Io in genere la tengo con un cuscino dentro, un cuscino da salotto per tenere la forma, ha i manici in pelle. Aldo Rippani, l'avevo pagata parecchio allora, quindi penso che abbia 21-22 anni, molto bella. Quest'estate l'ho usata tantissimo, la uso anche adesso col cambio di stagione con le ballerine, perché ho un paio di ballerine color pelle, quindi mi piace sempre, insomma. Poi vediamo un po', sto usando anche questa, anche se ce l'ho tanti anni, una borsettina piccolina. Ci sta solo il portafogli, vabbè, cellulare, le cose essenziali e così, in vera pelle. Anche questa la uso con le ballerine color pelle. Generalmente è cambio di stagione, primavera oppure autunno. Poi estiva ho questa di Batta, ve l'avevo fatta vedere un'altra volta, mi sembra, tutte le perline così, i manici tutti perlinosi e tipo raffia. Poi si apre così, ha
alla chiusura con una mano un po' difficile. Vabbè, io ci ho già messo, l'ho già ritirata perché non ho intenzione di usarla più, quindi ho messo buste. Niente. Quindi all'anno prossimo. E poi ne ho una da sera estiva, vabbè, estiva, ne ho una da sera che uso in genere per le cerimonie. Fatta così, ce l'ho tanti anni, tanti, insomma, diciamo 7-8. Ha tutte le perline, i manici rigidi, così si apre così. Ah, e poi dentro ha la catenella. Volendo si può mettere anche a tracolla. La catenella molto carina, molto molto. L'avevo dimenticata la catenella. Niente. La uso in genere per le cerimonie, perché è una borsettina da sera. Poi vediamo un po'. Adesso passiamo a quelle invernali che non sono tante. Ho questa qui. Questa è della Sisley, ha due manici, in questo si tiene così, con due manici. Ha una tasca con un bottone che non ho mai usato, questa tasca, anche il cuore con la scritta Sisley, le fibbie, in questo modo. L'unica pecca è che ha i due scomparti aperti come quella verde, poi ne ha uno chiuso, quindi se volete mettere, se voglio, metto il portafoglio, non è se voglio, metto il portafogli, vabbè, il portacellulare, ci sono ancora biglietti del treno di chissà quando, perché io sono, lascio tutto, scontrini, volanti, insomma, ed è così, ha i manici in pelle, questa penso di averla pagata un po'. Ce l'ho tanti anni, però è sempre nuova, la uso tantissimo. Poi quale ho? Questa mi è stata regalata l'anno scorso da un'amica per il compleanno ed è la Carpisa. Io no, non vado pazza per le borse di questa marca qui. Comunque, ecco qua. C'è ancora una pinza dall'anno scorso, una crema per le mani, fazzoletti, le chiavi di casa di mia madre. Si vede che proprio è così, anche una tracolla che adesso non so dove sia, per tenerla a due pieghe qui. Spero si veda qualcosa. Poi sempre invernale ho questa, anche, no, questa è segue, l'avevo presa da segue tanti anni fa, è molto grande, si chiamano penso shopping bag, due manici marroni. La borsa è nocciola, è lucida, questa mi piace, io l'ho usata tanto, ce l'ho già un bel paio di inverni, la uso tantissimo. Mia madre dice che è brutta, però non è brutta, a me piace, poi a me di quello che dice lei sinceramente me frega un fico secco. Non lo so, anche voi siete così, quando vi piace una cosa non ve ne importa di quello che dicono gli altri, io sono così, se mi piace mi piace, continuo a usarla perché deve piacere a me. È molto grande, ve la metto a fianco alla bianca, parecchio grande. Poi vediamo, ah ecco, questa l'ho presa l'anno scorso sempre alla Sisley, e a me piacciono molto le borse della Sisley, quando posso le compro. Questa è tutta in pelle, ha una tasca in camoscio fuori, è grande. Io sono media altezza, sono altina, quindi le borse grandi mi piacciono, le porto tranquillamente, quelle piccoline un po' meno, quindi anche se ho visto che quest'anno vanno di nuovo le borse piccole. Testa di moro questa, è molto bella, adesso è che è vuota, ma altrimenti quando è piena dietro ha le fasce in camoscio, anche qui, è così. È un po' floscetta perché è vuota. Poi vediamo un po', ecco, un acquisto che ho fatto l'anno scorso è questo. Questa è una borsa tutta in camoscio, è pelle, si apre così, penso che sia tipo vintage, non so se è vintage, c'è ancora la carta perché non l'ho usata niente, l'ho presa per la primavera, poi invece non l'ho usata. Dunque, ha il portacellulare. Poi ha una tasca interna, questo per le chiavi o qualcosa, un'altra tasca così grande, e tutta la carta ancora
ha la mania di comprare borse che magari neanche usa. E poi la Fodera, è Laura Ashley, questa borsa, la Fodera riporta il nome della stilista. Io non la conoscevo, l'ho comprata perché mi è piaciuta, ma sinceramente non conoscevo, è fatta così, molto molto bellina, però si tiene a mano. A tracolla non sono riuscita, forse non è possibile allungarla la tracolla. Niente, sembra di avervi fatto vedere tutto, e le mie borse sono qui, sono borse molto tranquille, insomma per tutti i giorni, a parte qualcuna. La cerimonia, fatemi sapere cosa ne pensate di questi video, perché io non ne faccio mai, ma no, non credo nemmeno che ne farò altre. Quindi spero di aver soddisfatto la curiosità di Monica. Mando un bacio a tutte e vi saluto. Ciao.